e la cupola della roccia dall'altra. Dicono questa è la zona di Salomone, quindi 1 più 1 fa 2, questo è il palazzo di Salomone. E quello è il tempio di Salomone, quello che vedo. Se faceva presto ai tempi dei crociati, non si arrivava, si inventava, insomma. Ancora oggi tante mappe di Gerusalemme dell'epoca crociata, voi vedete là Templum Salomonis. Quindi re Baldovino, la regina Melisenda, principe Tancredi abiteranno nel palazzo di Salomone fino a che non finisce il loro palazzo, che è alla Torre di Davide, alla Tower David Museum, dove siamo stati prima. Andando via, lasceranno a guardia del Tempio di Salomone l'ordine cavalleresco che prende appunto il nome dei Templari. Quindi questo diventa il quartier generale dei Templari. E qua c'era anche un'altra chiesa con tutta probabilità. Quando vengono cacciati poi arriva il Saladino, riprende possesso di tutto questo, rinizia a potenziare aggiungendo per esempio gli archi che vedete, aggiungendo un po' di strutture che adesso ne vediamo sopra. E come vedete adesso, la bellezza che vedete adesso è architettonicamente di epoca mamelucca. I mamelucchi fanno un lavoro meraviglioso a Gerusalemme, noi vedremo qualcosa a mamelucco adesso quando usciamo. E poi ovviamente quel gran signore che ha reso Gerusalemme una meraviglia, che era Salomone il Magnifico, quello delle mura. È lui che cambierà la cupola, la moschea di Omar, la cupola della roccia era mosaicata prima. È lui che farà importare dalla Persia e dall'estremo oriente del regno, no? Dall'estremo oriente della Cina, le maioliche, quella è tutta maioliche celeste traforata, ora ci andiamo e la vediamo. Come lo vedete adesso è opera di Salomone il Magnifico. Il paradosso grande, questo è uno degli edifici più riconoscibili al mondo, lo sappiamo, no? Dove vedi la cupola d'oro e dice Gerusalemme. La cosa ridicola è che noi non sappiamo quasi mai che è d'oro dal 54. Non è mai stata d'oro la cupola. Dal 54 il regno Giordano, che vi ripeto ancora oggi è responsabile di questa spianata, decide di rivestirlo. L'ultimo rivestimento è stato fatto proprio negli anni 90, quindi dal, come si chiama, il padre, quello che è morto, qualcosa come controllo, se no per il resto è quella più controversa per questo motivo. No, però...